una casa piena di ricordi, no? Piena di ricordi di cinema. Sì, no, ricordi di mio padre, mia madre, soprattutto della mia famiglia, ma quella come figlio, Il cinema è nato in questa casa, la famiglia Cecchicori, insomma, il mio contributo al cinema l'ha dato. Nel suo salotto troneggiano dei bellissimi premi per cose diversissime. Ha prodotto Olmi, però la sua soddisfazione più grande è Altrimenti ci arrabbiamo. Perché quello lo feci io, quello mio padre non l'aveva capito. Come mio padre invece ne aveva capiti altri che io non avevo capito. Quello lì non l'aveva capito. Perché anche lì ci fu Terenzin e Bud Spencer, con cui sono rimasto sempre in buoni rapporti. Adesso Terenzin, ma Mario non lo vedo da tanto. Ma facemmo il primo non western, perché non era un western, Altrimenti ci arrabbiamo, e l'avevamo girato tutto in Spagna, dove poi hanno fatto lo stadio dell'Atletico Madrid. Giravamo tutto lì con la macchinetta, la Dombaghi, la cosa, e la canzoncina dei fratelli De Angelis. Come with me for fun in my baggage. Dopo il grande successo di Un sacco belle, Bianco, Rosso e Verdone, non rinnovarono più l'opzione Verdone. E io che avevo vinto subito un Davide di Donatello col sacco bello, Nassi d'Argento con Bianco, Rosso e Verdone, tutto. I film erano andati bene, quindi anche con belle critiche. Sono rimasto fermo. Io dopo una settimana riandai all'università a cercare il mio vecchio professore di storia delle religioni. Per rientrare dico, il cinema qua è chiuso, è stato così un gioco, veramente, perché io un mese senza lavorare, che nessuno telefonava, non capivo il motivo. A un certo punto, dopo un mese, squilla il telefono, io ero abbastanza depresso, Mi chiama il mio agente, Guiderino Guidi, e mi dice: Carlino, guarda che c'è il produttore Mario Cecchicori che ha chiesto un appuntamento con te. E dissi: ah, ma domani alle 4 da me, nel mio studio, che viene lui. Probabilmente, dice, vorrà proporti un film. E io rimasi, dico, meno male, si è smosso qualcosa qua. Verdone fu mio padre che lo chiamò, per la verità. Verdone aveva fatto dei film a episodi e poi non aveva fatto mai un film come protagonista. E mio padre disse: ma guarda che tu adesso sei maturo per poter fare un film come protagonista da solo, non un film a episodi. E quindi lui poi nacque Borotalco, che fu un grande film, modernissimo per allora, molto moderno, che ebbe un grande successo, e quello da lì in poi ne abbiamo fatti talmente tanti con Verdone. Arrivò Mario Cecchicori col suo sigaro, faccia autorevole e anche autoritaria, e mi disse subito questo: ho visto in ritardo Bianco, Rosso e Verdone, m'era sfuggito, e quello che mi ha colpito, mi ricordo che parlava con Sigaro in bocca e gli cascava tutta la cenere addosso, e quello che mi ha colpito è L'Emigrante. Quell'Emigrante è un capolavoro, tu lo sai, sì. Dico: dottore, io ho cercato di fare il meglio che potevo il film. E lui disse: capolavoro assoluto. Sono venuto per chiederti un film. Quando stavamo con Benigni, avevamo preso l'Oscar per La vita è bella, ci telefonarono dall'Italia e disse: guarda, cercate di venire sabato prossimo, era martedì mi sembra, perché il Papa vi vorrebbe incontrarvi per il premio, per il film, l'Oscar, che aveva vinto La vita è bella, perché aveva visto il film e gli era piaciuto. Allora mi ricordo, prendammo subito l'aereo, perché prima di organizzare così c'era anche il problema del jet lag. Arrivammo il venerdì sera, non venne Nicoletta perché aveva l'influenza, era rimasta a Los Angeles. Arrivammo Benigni ed io, la mattina alle 2 ci presentammo lì puntuali a San Piero, in quella chiesetta accanto, attaccata,
E lì dovevamo starci un'ora. Siamo stati col Papa fino alle 8 di sera. Mai sta tutto un giorno quasi intero con il Papa da soli, non è una cosa irrepetibile. Ti piaceva l'idea delle varie religioni che si avvicinassero attraverso il film. E ci fu il suo assistente che diceva: sua santità, è l'ora della cena, è tardi. C'è una cosa unica nella vita, unica, che sempre ci penso.